Alfredo Tacci, Mirko Lubrano, gli atleti sbarcati dal Cadimare lo scorso 1 luglio, non parteciperanno alla 93esima edizione del Palio del Golfo. A confermarlo è il presidente della Lega Canotaggio, Jacopo Borgnotto. Nel nostro regolamento il passaggio di vogatori da una borgata all'altra è regolato dall'articolo 6,A1. Dice che una borgata può chiedere il nulla osta per un vogatore perché i passaggi non avvengono su volontà di vogatori, ma in realtà su richiesta e volontà delle borgate, entro e non oltre il 30 giugno. Quindi né Alfredo Tacci né Mirko Lubrano possono quest'anno vogare da in nessun'altra borgata. Quindi io, ahimè, come presidente non posso far niente, perché se no andrei a modificare in stagione un articolo che già esiste, è lì da tanti anni per volere delle borgate, e non e racchiude già, diciamo così, il succo della questione e la risposta stessa. La questione che tanto sta facendo discutere sarà uno degli argomenti trattati durante la trasmissione Verso il Palio, in onda questa sera a partire dalle 21.30. E intanto cresce l'attesa per l'inaugurazione del villaggio del Palio, in programma per il prossimo 12 luglio in passeggiata a Morin. Tra le principali novità messe a punto dai membri del Comitato delle Borgate e dall'assessore al Palio, Christopher Casati, l'allestimento di container iniziato già nei giorni scorsi lungo tutta passeggiata a Morin, grazie ai quali sarà possibile visitare mostre ed esposizioni. Anche quest'anno sarà inoltre posizionato al centro della Morin un grande palco sul quale si esibiranno artisti, cantanti, musicisti e intrattenitori. Ogni sera ci sarà un evento, si inizia quindi giovedì 12 luglio con il concerto dei Garibaldi Bros, confermati dopo il successo della scorsa edizione. Tra le novità di quest'anno la band Mama Lover, una serata live in programma per domenica 22 luglio, e i Rockin' Movie, una film party band che unisce nei propri show due forme d'arte, il rock e il grande cinema. La band si esibirà venerdì 27 luglio.